questo video cercheremo assieme di rispondere alla domanda: come fa un insegnante ITP a fare solo didattica a distanza? Cercheremo, perché chiedo proprio a te, appena avrai visualizzato il video, di commentare in basso e di dare il tuo parere. La figura dell'ITP non è presente in tutti gli istituti. Io insegno in istituto professionale enogastronomia. Nello specifico io insegno cucina presso l'Istituto Alberghiero Raffaele Viviani di Castellammare di Stabia. Va detto che l'insegnante ITP è una figura professionale che offre ai propri discenti un insegnamento complementare. Nel corso del tempo, questa figura professionale è evoluta e chi, non è, giovane come me, sa bene che il mondo della scuola dei professionali è mutato. Facevamo tante ore di pratica, ora la pratica si sposa con la teoria. Nella didattica a distanza, però, non dobbiamo commettere un errore. Questo. Dare dispense, dare appunti, dare schemi da studiare è importante, ma dobbiamo cercare di far lavorare i nostri ragazzi a casa. Negli istituti professionali di enogastronomia sono presenti i docenti ITP di cucina, i docenti ITP di sala bar e vendita e i docenti ITP di servizi di ricettività alberghiera. Sono tre rami che vanno ad incastrarsi e vanno a sviluppare quelle che sono le figure professionali che il mondo dell'enogastronomia, della ricettività alberghiera e di altri rami della ristorazione cercano. Noi cerchiamo di integrare quella che è la pratica con le scienze, con tutte le discipline giuridiche, dando modo di poter costruire un professionista. Ma come facciamo a fare noi docenti ITP didattica a distanza? Non parleremo di come si utilizzano i portali di didattica a distanza, Google Classroom, WeSchool, Edmodo o altri, ma solamente delle metodologie che potremo utilizzare. In questo video io vi darò degli spunti molto interessanti. È logico che cercherò di consigliarvi sommariamente alcuni portali. Il primo, ad esempio, è proprio un portale che ci consiglia il MIUR attraverso il suo sito istituzionale ed è RAI Scuola 2020. Molto interessante perché la RAI ha creato davvero un database ricco di informazioni e soprattutto di contenuti graficamente accattivanti, foto HD, video. Un portale che consiglio vivamente. Logicamente non troverai nulla inerente nello specifico alle nostre discipline, ma degli spunti importanti. Tra i tanti, Costituzione italiana. Questa sezione del portale Rai Cultura potrebbe essere interessante per i nostri ragazzi che stanno frequentando le classi quinte e che dovranno presentare all'esame di Stato la disciplina cittadinanza e Costituzione. Un altro portale davvero interessante è quello della Treccani, treccaniscuola.it. Una volta registrati è possibile accedere a dei contenuti davvero, davvero fatti bene. Ad esempio, gli insegnanti che lavorano nel settore della ricettività alberghiera potrebbero trovare davvero interessante la sezione del portale Treccani che analizza la storia delle civiltà. I contenuti sono testuali, ma ci sono anche molte immagini, schemi e anche dei video. Potrebbe essere interessante suggerire ai nostri ragazzi di iscriversi anche a questo portale, tanto hanno molto tempo libero, no? Ma a questi ragazzi vogliamo davvero solo offrire testi, documenti, schemi, mappe concettuali o vogliamo dare anche altro? ITP, insegnante tecnico-pratico. Noi dobbiamo dare tecnica, ma dobbiamo permettere anche ai nostri ragazzi di metterla in pratica. Ecco allora il cuore di questo video. Nel corso del tempo ho sempre consigliato ai miei ragazzi di andare a vedere un bel documentario, di andarsi a vedere un bel film. Ma cosa possiamo far vedere ai nostri ragazzi? Ho scritto un articolo molto interessante che ti invito a leggere. Troverai il link di questo articolo nella descrizione di questo video. Si parla appunto dei documentari e tutti i prodotti che hanno a che fare con il food che Netflix ha caricato sul proprio portale.
Come ben sai, Netflix è un servizio a pagamento, quindi io suggerirei ai miei ragazzi, non li obbligherei proprio per un discorso di inclusione, non tutti hanno la possibilità di permettersi un servizio a pagamento. Ma chi ha già Netflix, e la maggior parte dei ragazzi hanno Netflix, su Netflix non trovi solo delle serie bellissime, io stesso ne seguo a centinaia, trovi dei documentari realizzati da esperti del settore, davvero, davvero ben fatti. In quest'articolo, come potrai leggere, io consiglio alcuni documentari. Nell'articolo descrivo a grandi linee la trama del documentario e l'oggetto di studio. Un altro modo per fare didattica a distanza potrebbe essere consigliare ai nostri ragazzi di visualizzare un bel film. Ti consiglio di non suggerire mai al ragazzo dove reperire il film, ma di dare a lui solo il titolo. Sarà il ragazzo a trovare i mezzi per visualizzare il video. Io suggerisco alcuni film che parlano appunto di enogastronomia, di cucina e di sala bar e vendita. Molto interessante il documentario del 2004, Super Size Me, che parla appunto del fast food, anche Fast Food Nation. Ma attenzione, non tutti i film sono rivolti ad un pubblico quattordicenne. Quindi guardalo prima tu e poi magari se lo ritieni opportuno lo fai vedere ai tuoi ragazzi. Chef, la ricetta perfetta, che parla di un cuoco che muta il proprio percorso passando da cucine di grandi ristoranti alla street food. Oppure Chef di Jean Reno, in cui si confronta un appassionato con uno chef che proviene da ristorazione stellata. Poi ci sono altri film, Sapore e dissapore è un classico, Ratatouille, un film della Disney, questo è consigliato a tutti i ragazzi, parla di cucina moderna, di come si usano i semi lavorati in cucina, di etica professionale, di brigata di cucina, accenna all'analisi sensoriale. In Italia abbiamo Lezioni di cioccolato, sia uno che due, pellicole davvero interessanti, che parlano appunto della lavorazione del cioccolato e dell'amore che il cioccolatiere trasmette a questo prodotto. Tra le ultime pellicole cinematografiche che parlano del food c'è il bellissimo The Founder, che narra appunto la storia di come è nato l'impero McDonald's. Vogliamo offrire qualcos'altro ai nostri ragazzi, oltre a documentari e film? Ti consiglio questi esercizi per gli insegnanti di cucina. Che ne dici di dare una ricetta ai tuoi ragazzi oppure di assegnare loro una ricerca in cui sono loro stessi a cercare la ricetta e poi a produrla a casa? Il compito assegnato potrebbe essere: ragazzi, cucinate le graffette napoletane, oppure ragazzi, cucinate l'insalata di polpo, oppure qualsiasi altra ricetta che vuoi assegnare. Procedete all'elaborazione della ricetta, inviatemi le foto del piatto finito. E poi evidenziatemi su un documento in Word punti di forza e punti di debolezza, fasi in cui è stato facile realizzare la ricetta e fasi che invece hai ritenuto più difficili perché magari si sono messe in gioco delle conoscenze che tu non avevi ancora acquisito. Potrebbe essere molto interessante il risultato di questa ricerca. Per gli insegnanti di sala bar e vendita. Che ne dici se ai tuoi studenti assegnassi il compito di analizzare un prodotto, un olio, un vino, un formaggio e di condurre un'analisi sensoriale a casa? Sul web trovi tantissimi strumenti. Certamente da insegnante tu già sei un esperto di questo argomento oppure già hai affrontato questa tematica in classe. Sul web trovi tantissimo materiale, schede di analisi e grafici. Oppure potresti chiedere ai tuoi ragazzi di simulare la realizzazione di un evento di marketing. Sul mio blog trovi uno schema che puoi liberamente scaricare e stampare che racchiude in sei fasi come organizzare un evento outside. Il compito da assegnare allo studente potrebbe essere: immagina di essere un marketing manager. Come realizzeresti un evento? Segui queste sei fasi e riporta su un documento Word il tuo lavoro ed inviamelo. Sei un insegnante dei servizi di ricettività alberghiera. In questo caso potresti assegnare al tuo studente il compito di realizzare un piccolo itinerario turistico. Il grado di difficoltà dell'itinerario varierebbe in base alla classe di appartenenza dello studente. Trovi tantissimi portali web che possono aiutare il ragazzo alla ricerca delle fonti.
Come sempre ti invito a commentare questo video e a condividerlo con i tuoi colleghi. E se sei un insegnante di un istituto professionale, settore enogastronomia, ti invito ad iscriverti a questo gruppo, Docenti di Enogastronomia 2.0, dove nel corso del tempo fornisco assieme ad altri colleghi materiale didattico di approfondimento, strumenti digitali e dispense utili appunto per la didattica 2.0. We'll be right back.